Venite, venite, con i peperoncini pure al tracollo, il simbolo. Però te lo metti in tracollo. Cappe rosse. Un porto meraviglioso. Porto Ada, avevo una ragazza. Il responsabile della casetta. Eppure è giusto. Il prestigio per la provincia di Vibo, nello specifico per il vostro club e per le tappe scelte dal villaggio del ciclismo, Pizzo come partenza e tappa poi traguardo anche Tropea. Certo, Pizzo è la sede del villaggio, del terzo villaggio del ciclismo, Villaggio Cultura. Questo è un momento particolare per la nostra provincia, anche se è poco sensibile a queste manifestazioni. Dovrebbe investire di più la provincia e la regione, mentre sono gli altri che investono con noi qua per far vedere i luoghi più belli del mondo. Certamente Tropea è la capitale del Mediterraneo, è la capitale del turismo. Assieme a Tropea c'è Pizzo, i due luoghi simbolo della nostra provincia. Posso darvi anche una primizia: forse la tappa del prossimo Giro d'Italia partirà da queste località, ma non vi posso dire da dove. Da Milano in Calabria per seguire il villaggio del ciclismo, perché? Perché il ciclismo è una passione, se anche arrivata tardi ti dà tanto e fai fatica a non esercitarlo. Quindi anche un messaggio per i più giovani e ne vediamo anche qui nel gruppo. Sicuramente. Tu da dove arrivi invece? Dalla Svizzera, dal Canton Ticino. Perché questa idea di seguire il villaggio del ciclismo in Calabria? Chi ti ha trasmesso questa passione? È il nonno che ha portato la passione un po' in famiglia, anche da mio fratello. Okay. Quindi il nonno, immagino che trasmettere questa passione per il ciclismo anche ai nipoti, quindi ai giovani, perché secondo lei? Ma perché è uno sport che dà molto, dà una lezione di vita, si impara a rispettare, si impara a far fatica e quello è importante. La Calabria è la prima volta che vengo, è una bellissima regione, sicuramente meriterebbe molto di più, probabilmente. Lo Sporting Club non nasce adesso, nasce oltre 35 anni fa. Noi abbiamo un grande presidente che ha dei riferimenti a livello nazionale e anche internazionale, perché se lei ben ricorda, la Sei Giorni del Sole è nata con protagonisti anche le squadre russe e anche americane, che solo qui in Calabria per la Sei Giorni del Sole, grazie a Mimmo Bulzomì che ha organizzato il tutto, sono riusciti a venire solo in questa competizione. Poi non bisogna mai dimenticare che tutti i grandi ciclisti sono nati prima da dilettanti con la Sei Giorni del Sole, subito dopo hanno circoscritto un contratto da professionista. Tantissimi sono i ciclisti, è inutile elencarli, insomma io ricordo Bergeni, lo stesso Pantani, tanti altri che sono passati qui. Noi abbiamo avuto il passaggio del Giro d'Italia a Mileto, siamo riusciti ad avere il traguardo volante. Abbiamo avuto qui la massima espressione del ciclismo, nonché Francesco Moser, il mister della nazionale Cassani, Davide Cassani, è stato ospite anche in serata la sera precedente il passaggio del Giro. Abbiamo avuto il direttore del Giro che si è fermato a Mileto, quindi Mileto, lo Sporting Club ancora una volta ha dato risposta
a livello sportivo, culturale e anche turistico. Dovremmo promuovere tantissime altre cose, perché lo Sporting Club può dare, può fare tanto fin quando ci sarà il presidente dello Sporting Club Mimmo Bulzami, sia per quanto riguarda il Giro d'Italia, stiamo parlando di ad alti livelli, sia per quanto riguarda questo che è la Gazzetta dello Sport, che è la massima espressione che ha dato la possibilità, nasce rosa il giornale e quindi maglia rosa, ancora oggi manda qui in vacanza i loro dipendenti. Loro apprezzano questo, ma noi dobbiamo fare di più, perché mancano le strade, mancano le piste ciclabili, manca tutto. Siamo in piazza cosiddetta del Cannone ad aspettare una manifestazione ciclistica guidata da Pondriest, campione italiano di ciclismo. La carovana sta provenendo da Pizzo e percorrerà tutta la costa per venire poi a Tropea, in questa splendida piazza, e intrattenersi per un momento ricreativo. Ci saranno svariati campioni di ciclismo che hanno scelto proprio la città di Tropea come punto di arrivo, e di questo siamo molto contenti, perché nonostante sia presto già c'è svariati turisti che avranno un momento di intrattenimento con una manifestazione sportiva di assoluto rilievo. Siete partiti? Siamo partiti da Pizzo, siamo venuti direttamente qui lungo la litorale. La costa è meravigliosa perché è proprio mare caraibico e la gente in particolare è una accoglienza festosa, ospitale, gioiosa, veramente quasi commovente. Sì, sì. Una bella atmosfera, cordialità. E diciamo proprio avete un mare, da ripetere. Il mare stupendo. Via, fuoco! Fuoco, c'è il cannone lì! Pronti? Via!
bellissima, davvero, è super città, accoglienza super, è tutto bello, grazie. E ora dove andiamo? Adesso andiamo in salita, non ho ben capito dove, poi scendiamo verso Vibo Valentia e torniamo a Pizzo Calabro. Fresca. Allora abbiamo il più anziano e il più giovane? Sì, il nonno 72 anni e il nipote 17. Ed è difficile stargli dietro? Si fa fatica, sì, parecchio, soprattutto qua in salita ho fatto una bella fatica per stare dietro al nonno. E perché è forte il nonno? È perché il nonno va, lui fa i chilometri, va sempre e non molla. Ormai la Gazzetta dello Sport, ormai da parecchi anni che con un'agenzia organizza delle settimane in bicicletta, perché gli appassionati della bicicletta sono sempre di più. Facciamo due settimane alle Canarie a febbraio, in estate una settimana come quest'anno qua in Calabria vicino a Pizzo Calabro e a ottobre una crociera. Questo perché c'è sempre di più la richiesta dei ciclisti di fare vacanze un po' diverse, no? Ad esempio qua facciamo un centinaio di chilometri la mattina e poi il pomeriggio al mare, un territorio bellissimo e la bicicletta ti permette di scoprire il territorio più che con ogni altro mezzo. La Calabria ho un ricordo bello perché ho vinto la tappa Termini Unigiane nel 95 al Giro d'Italia, lo conosco molto bene un po' tutta l'Italia perché l'abbiamo girata sia da corridore che poi per ormai da 15 anni come testimone di Banca Mediolanum al Giro. E quindi lo conosco benissimo. Abbiamo in Italia un territorio che è stupendo, la Calabria è altrettanto bella. Come dicevo prima un giornalista, quando si ama una cosa fortemente bisogna anche denunciare quello che non va. L'ho fatto anche in Romagna sulle strade e questo territorio dovrebbe essere amato un po' di più. Il progetto nasce essenzialmente da un'agenzia di viaggi che è Moving Events, un'agenzia di cui il titolare è Alessio Lonardi, qui presente, e in collaborazione con Gazzetta dello Sport organizza tutta una serie di eventi, tra i quali il villaggio del ciclismo, ma anche in ottobre la crociera del ciclismo. Sostanzialmente è un modo di stare tutti insieme, di pedalare, di unire persone che hanno la passione per il ciclismo e vivere una vacanza tutti insieme. Si pedala di giorno e poi si sta insieme tutto il giorno, sia al villaggio o in crociera, quindi il principio è lo stesso. E ci sono molte persone che vengono sempre, quindi i visi che troviamo ogni volta sono contenti e ritornano ogni volta sia a fare villaggio che crociera, quindi si è creato un bel gruppo.